Okay. Buongiorno, è il 22 ottobre, siamo all'ottava lezione del modulo A di antropologia culturale e il tema della lezione di oggi, la nona, sì scusate, l'anno all'ottava era gli usi della diversità, sì, cioè la nona lezione, vedo, sto cercando già di come quelli che si fanno gli anni, insomma, siamo nella seconda metà del corso. Il tema è questo, pensare in grande, cioè globalizzazione e immaginazione. Che rapporto c'è tra quello che chiamiamo globalizzazione e il ruolo dell'immaginazione? L'immaginazione è quella che ci ha definito Harari in una delle prime lezioni, non so se la seconda o la terza, non ricordo più, e che abbiamo detto essere questa disposizione simbolica, l'abbiamo chiamata così, ora possiamo chiamare anche più generalmente come disposizione culturale, cultura. La cultura è una forma di immaginazione socialmente condivisa. In questa lezione vogliamo andare un po' oltre questa l'immagine di cultura che finora abbiamo enfatizzato. Che immagine era? È un'immagine molto locale, molto piccola. Abbiamo detto che spostandosi di poco ci sono già delle variazioni culturali. Abbiamo detto addirittura che dove inizia la diversità? Lì dove finisce la nocca pelle, no? Cioè, in un certo senso, ogni persona è portatrice della sua rete idiosincratica, no? Di segni. Ovviamente non può essere una persona che, no, anzi, può essere una persona che ha una rete del tutto idiosincratica, ma la chiamiamo una persona alienata. Perché? Perché il significato è pubblico, è ciò che è condiviso. Il cane per noi significa quel tipo di pezzo di rete perché la maggior parte di noi lo aggancia, abbiamo detto, alla fedeltà, all'amicizia, a questo sistema di valori, anche al lavoro, a questo sistema di valori. Quindi il significato di cane è pubblico in questo senso, che deve essere socialmente condiviso. E vi ricordate, se io venissi qua con il cappello da Napoleone e pretendessi di essere Napoleone, questo non farebbe di me una persona meno alienata. Perché? Perché quel significato Napoleone è condiviso come un personaggio storico nato a Ajaccio che ha avuto un ruolo molto importante nella storia della Francia a cavallo dell'Ottocento e basta, non posso essere io se tutti gli altri condividono quel significato, ok? Questo è importante. Ma quindi i significati, abbiamo visto, sono molto locali. Il cane è cane questo per noi, pensate cos'è cavallo per noi, che anche un alimento. E questo, cioè, lo sapete, quegli americani quando sentono questa cosa, molti di loro, i non cittadini soprattutto, inorridiscono. Pensare che il cane, che il cavallo sia concepibile nello spazio e nel campo semantico del cibo. E ci sono proprio delle differenze che sono molto molto locali. E questo è proprio tipico di quello che la cultura fa. La cultura è un tentativo di creare un senso di adeguatezza al nostro modo di comportarci, di pensare, di valutare e di agire nel nostro intorno. La cultura mi fa dire, sì, certo, queste sono le cose buone da mangiare, sì, certo, queste sono le persone con cui interagire, sì, certo, questa è la squadra da tifare. Vedete, cioè ci vuole rassicurare sul fatto che tutto sommato quel che facciamo, e noi facciamo sempre le cose in qualche posto, facevamo, per quel punto esattamente, cominciate già a intravedere di cosa parliamo. Il punto è proprio questo, cosa succede quando per qualche ragione
i meme culturali, no? Vi ricordate i meme che abbiamo visto, questi pezzettini che compongono questi grandi ammassi in movimento che congeliamo chiamando la cultura italiana degli anni 70, la cultura francese degli anni 90 e così via. Questi flussi che si muovono come dei ghiacciai lentamente e che noi congeliamo in un momento prendono veramente velocità e cominciano a muoversi, per le ragioni che vedremo, in un modo che non si era mai visto prima. Quando le persone, se volete, le idee, le cose, e beh, basta questo, diciamo, le persone, le idee, le cose, poi vedremo, cominciano a muoversi sul pianeta a una distanza così ampia e con una velocità così mai raggiunta prima, da scombussolare tutte le nostre nozioni della cultura come sistema simbolico locale. La seconda raccolta di saggi di antropologia interpretativa di Clifford Geertz si intitolava appunto Local Knowledge, 1983 credo pubblicato, Local Knowledge, vedete, cioè la cultura è quello che tu sai lì, in quel posto. Che cosa succede a quel lì quando esplode? È un po' quello che ci chiediamo in questa lezione. Partiamo da quell'immaginazione di nuovo di Harari, no? E cerchiamo di capire quali sono le sorgenti di questa immaginazione. Cos'è che fa sì che noi, una volta che abbiamo sviluppato il cervello nel modo che abbiamo visto, sopra una serie di interazioni con lo spazio, no? La lateralizzazione esperica, la specializzazione dell'emisfero sinistro per l'elaborazione linguistica, la specializzazione dell'emisfero destro per l'elaborazione spaziale, quindi lo sviluppo del language acquisition device, del meccanismo di acquisizione del linguaggio, tutte queste modificazioni che dipendono dall'interazione tra il corpo e l'ambiente, producono a un certo punto la nostra capacità di pensare linguisticamente, di articolare quindi il nostro pensiero in forme di reti di significato. Ok? Questo, il meccanismo l'abbiamo visto, abbiamo appena detto che è molto locale, ma vediamo quali sono le sorgenti di questo dispositivo immaginativo. Sono sostanzialmente due. Uno è direttamente il nostro corpo, cioè la percezione. La percezione, cioè se io metto la mano sul fuoco o su una parete calda, mi scotto, percepisco. Se io metto la mano nell'acqua, mi bagno. Sento un rumore, le onde sonore, cioè, lì vedete non c'è un significato, però c'è sempre un significante. Cioè c'è una componente fisica che da qualche parte, in forma di fotoni di luce, in forma di onde d'aria che vibrano, in forma di stimoli percettivi trasformati in segnale elettrico lungo il corpo, in forma di stimoli gustativi di nuovo trasformati in segnali biochimici percepiti e così via, olfattivi, ok? Possiamo immaginare, cioè in forma molto semplificata, il corpo umano, ma quello di qualunque essere vivente, come un recettore, ok? Che percepisce, va bene? Che raccoglie segnali dall'esterno e sulla base di quei segnali elabora proprie costruzioni, schemi, strutture, modelli, ok? Sulla base di quei percetti. Quindi il gatto che si scotta sulla stufa non si scotta più la seconda volta perché eviterà la stufa, cioè ha imparato un modello, che è anche un modello di evitazione, cioè non di azione. Questo
è una, questa è una, e probabilmente non la principale quantitativamente sorgente della nostra capacità di immaginare. L'altra, riuscite a dare un nome? È la rappresentazione, il sistema delle rappresentazioni. Vi faccio un esempio. Se io ho un mal di testa terribile, io posso dire di avere un mal di testa terribile perché lo percepisco, giusto? Ma se io vi dico che ho un mal di testa terribile, posso farvelo sentire? No. Purtroppo ognuno si cuca i suoi mal di testa terribili, non c'è modo di condividerli. Questo significa che voi non abbiate assolutamente idea di quello che io soffro, o riuscite a farvene un'idea? Come fate a farvene un'idea? L'esperienza, bravissimo, questo è sicuramente una, l'esperienza, però, ecco, non basta, cioè non sempre, non è un criterio necessario. Cioè mio figlio piccolo, quando aveva 3 anni, non aveva mai provato mal di testa in vita sua, però riusciva a capire il fatto che un papà ci avesse il mal di testa. Come faceva? Prego? Comunicando, sì. Empatia è pericolosissimo, detto così da un antropologo è pericolosissimo, nel senso che, poi ce lo spiega anche Gears, no? Non è detto che noi ci abbiamo bisogno, noi dobbiamo sforzarci di interpretare, non di empatizzare. Io veramente, mi è capitato di studiare appunto persone con un'idea politica o una visione del mondo molto molto diversa dalla mia, non c'avevo tanta empatia in realtà, e neanche ci tengo a empatizzare, però a cercare di capire, sì, cioè a mettermi dal punto di vista del nativo, no? Come ci ha insegnato Malinowski tramite Gears. Quindi qualcun altro voleva aggiungere una cosa per comunicazione? Sì, appunto, è proprio con questa capacità di messa in scena. Cioè mio figlio dice, papà c'ha mal di testa perché io ci ho avuto male al piede che me l'ha testato l'altro giorno, il mio compagno di classe, il piede, il pollice, l'alluce mi fa male, trasferisco questo alluce, questo dolore, questa percezione negativa che io ho sperimentato, la trasferisco nella mia immagine della testa di papà e ecco che posso farmi un'idea. Cioè vedete, è proprio una messa in scena, è letteralmente un teatro, tant'è vero che la parola rappresentazione si utilizza sia in campo teatrale che in campo psicologico, perché il meccanismo è lo stesso, è la teoria della mente, cioè cercare di capire l'altro che cosa sta pensando. Noi siamo gli unici animali, molti animali hanno una teoria della mente, nessun altro animale ha una teoria della mente, cioè che cosa sta, non posso soltanto dire quello che sto pensando io, ma lui sta pensando questa cosa, questa teoria della mente. Poi c'è lui sta pensando che io sto pensando questa cosa, o lui sta pensando che lei stia pensando quella cosa. Questo livello di ricorsività della teoria della mente è una cosa che sappiamo fare soltanto noi. Quindi la rappresentazione. Quindi la rappresentazione è la messa in scena di una serie di cose che non necessariamente abbiamo sperimentato. È vero che averlo sperimentato, pensate al lutto, no? Una persona che ti dice è morta quella persona cara, dice, ma ci sono passato anch'io, no? È un canale forte di contatto, ma non è indispensabile, quello che dicevo. Perché abbiamo non soltanto l'esperienza e la rappresentazione dell'esperienza, possiamo avere anche rappresentazioni di altrui rappresentazioni o rappresentazioni di rappresentazioni che sono debolmente collegate, come la luce di mio figlio e la testa del papà all'oggetto che si sta rappresentando, collegate molto spesso in forma simbolica, ok? Ora, se vogliamo capire quello che sta succedendo,
negli ultimi, diciamo, 150 anni, dobbiamo andare un pochino indietro, diciamo, a, non so, vogliamo 50.000 anni fa, ok? Al momento in cui comincia ad affacciarsi la rivoluzione cognitiva. Oppure diciamo che la rivoluzione cognitiva è già avvenuta, siamo uomini compiuti, cacciatori-raccoglitori, viviamo quindi in bande seminomadi, nel senso che abbiamo un territorio sotto nostro controllo, però molto spesso depauperiamo rapidamente le risorse di quel territorio, quindi ci spostiamo, no? Sono degli spostamenti abbastanza ciclici, diciamo, che possono avvenire nel corso di 2, 3, 4 anni, si ritorna più o meno al punto di partenza, perché nel frattempo il territorio si è ricostituito, se caccio conigli arriva un momento in cui me ne mangio troppi e comincia a decrescere la popolazione, quindi non vale più la pena fare battute di conigli, di caccia al coniglio, e quindi, perché ci si mettono 2 giorni per arrivare lì dove sono i conigli, a quel punto tutto il gruppo si sposta, ok? Siamo in queste condizioni qua. Immaginatevi che ogni tanto passa, una volta, 2 volte all'anno, quando prima che il Sole abbia compiuto il suo giro completo di salita e di discesa, passa un uomo, una donna, una persona con una disabilità, un non vedente, o una persona che non ha una grande forza fisica, zoppo, che noi accogliamo molto volentieri, perché ci porta una cosa di cui abbiamo tutti un disperato bisogno, ci porta storia, viene lì e ci racconta di dei, di animali parlanti, di uomini che si accoppiano con gli animali, di stelle che scendono dal cielo, di storie incredibili, meravigliose, che diventano macchine fantastiche per la nostra capacità di rappresentazione. Storie di cui ormai sappiamo, abbiamo biologicamente bisogno. Non l'ho aggiunta come lettura, ma ci sono, insomma, chiari evidenze che lo storytelling, al di là delle cazzate che hanno detto i politici sullo storytelling, non è un lusso, come non è un lusso la dimensione simbolica, perché esattamente la messa in forma di questo dispositivo che consente di creare senso del mondo. Siamo animali che senza senso non possono vivere nel mondo, quindi senza anche uno scopo, no? E cos'è uno scopo se non l'organizzazione di una serie di eventi per realizzare un senso? E quindi non c'era ancora Netflix, non potevamo rincoglionirci 24 ore al giorno con lo storytelling, dovevamo accontentarci di questi storyteller, di questi raccontatori, di fatto professionisti, nel senso che non avevano la capacità magari di sopravvivere per conto loro, però avevano questa straordinaria la capacità di memorizzare attraverso, sapete, i ritmi di quella che poi diventerà la poesia, attraverso queste formule narrative standardizzate. Se avete fatto un po' di letteratura classica, sapete che l'Iliade e l'Odissea soprattutto sono basate su questo antichissimo modello narrativo, che è una sorgente di rappresentazione. Ok, poniamo che quella sera che è passato il narratore, voi eravate fuori per una battuta di caccia. Che ne è rimasto per voi di quel racconto? A meno che non ci fosse qualcuno dei vostri cari in grado di memorizzarlo e di proporvelo, ma è molto improbabile che questo, perché se no, proprio perché queste persone sono degli specialisti che ricordavano che c'erano le genealogie dei guerrieri, degli dei che riuscivano a tenere. Se ve la racconta il vostro cugino lì della vostra banda di uomini, di cacciatori e raccoglitori, dopo 2 secondi
vi siete annoiati a morte, per lo stesso motivo per cui ci siamo annoiati a leggere la prima versione della storia di Coe, perché ci mancavano i pezzi, ci mancava il quadro d'insieme, ci mancava la script description, ok? Quindi vedete, una fonte di rappresentazione potentissima e fragilissima, perché ha bisogno della sincronia. O sei lì quando avviene, o te la sei persa per sempre, almeno quella occorrenza te la sei persa per sempre. È una, oggi sapete perché ci piace ancora l'idea del teatro, perché ci dà questa concezione della performance unica, che non è uguale, la replica non è mai la replica. Quindi quella esecuzione è stata perduta per sempre. Quindi vedete, abbiamo nelle storie che gli altri ci danno, da decine di migliaia di anni, una fonte molto solida di rappresentazione che accompagna sempre la percezione, cioè si affianca alla percezione, non è che sostituisce. La percezione rimane, quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che annusiamo, ci mancherebbe altro, è fondamentale, ma a un certo punto, quando questo narratore, questa narratrice diventa veramente bravo, brava, riesce ad attirare la nostra attenzione, fa lo stesso effetto che ha fatto all'ominide che scheggiava le pietre, aggiungere un pezzettino di istruzione appresa sulla sua base operativa biologicamente determinata. Cioè, un po' alla volta, se c'è un pezzo di apprendimento, la tua dotazione naturale diventa sempre meno rilevante. Se cominci ad affidarti all'immaginazione, alla rappresentazione nelle tue costruzioni immaginative, la porzione che è determinata dalla tua diretta percezione inevitabilmente diventa meno importante. Perché diventiamo sempre di più drogati di storie, cioè nel senso che ci sono quelle che nutrono la nostra immaginazione, quelle sono, e non necessariamente la nostra esperienza. Dobbiamo aspettare Galileo, diverse decine di migliaia di anni dopo, per recuperare questa idea di esperienza come fonte fondamentale della rappresentazione, guardate, le sensate esperienze et matematiche dimostrazioni, dice Galileo. Però punto, è col pensiero scientifico che paradossalmente questa antichissima forma di rappresentazione, la nostra percezione diretta, diventa, adesso filtrata dagli strumenti scientifici, diventa essenziale di nuovo. Ma per tantissimo tempo, pensate al principio della auctoritas, ipsa dixit. Ce l'ha detto Aristotele, ma ti pare che mi metto lì a guardare nel cannocchiale? Bellarmino dice questo a Galileo, no? Io, che mi frega a me di guardare nel cannocchiale se ci sono o non ci sono i satelliti? Cioè, me l'ha già detto Aristotele, c'ho già una fonte di rappresentazione tranquilla, sicura, capito? C'ho una storia che conta molto di più, è molto più autorevole di quello che io potrei sperimentare. Posso vedere Dio? No. Posso vedere i sei giorni della creazione del mondo? No. C'è il serpente, lo vedo, Adamo ed Eva li vedo? No. C'ho una fonte di rappresentazione. Ok? Vedete il meccanismo? Ah, torniamo a questi uomini primitivi. Quindi abbiamo detto che c'è una fonte fortissima, ma contemporaneamente molto fragile, che pretende di sincronizzarsi tra l'emittente e il ricevente. Quando succede il grande salto? Con la scrittura. Con la scrittura. Con la scrittura. Leggete, c'è un racconto di Calvino, no? Sulle Cosmic Comics, sul segno. Quando si fa un segno, quando l'uomo mette lui la produzione di un segno, che può essere veramente l'impronta, ma neanche un'incisione su una pietra, su una roccia, in una grotta, la mano, che poi sappiamo oggi essere probabilmente mani femminili. Che cosa sta facendo a quel punto l'uomo? Ha sganciato la rappresentazione dalla sincronia.
io posso emettere un segnale che verrà letto, interpretato, collegando il significante al significato, anche al di là della mia volontà, indipendentemente dalla mia presenza, indipendentemente dalla mia vita. La scrittura fa questo, sgancia la sorgente della rappresentazione dalla compresenza di emittente e ricevente. Wow, tecnologia di una potenza inimmaginabile, inimmaginabile. E lì succede un salto cognitivo veramente profondissimo. Jack Goody, un antropologo inglese, ha scritto l'addomesticamento del pensiero selvaggio. Goody, vabbè, come potete immaginare, come se questi nomi poi li scrivo e li linko nella descrizione che faccio della lezione sul blog, ok? L'addomesticamento del pensiero selvaggio. Il pensiero selvaggio è la pensée sauvage di Claude Lévi-Strauss, sempre lui, l'inventore dello strutturalismo, quello un po' bastonato da Geertz perché legittimava l'etnocentrismo, vi ricordate? Ho premesso che Claude Lévi-Strauss è il più importante antropologo del Novecento e uno dei grandi intellettuali del Novecento e probabilmente, io direi, uno dei grandi intellettuali della storia dell'umanità. Stiamo parlando di uno da poco, poi abbiamo avuto una specie di involuzione. In tarda età non toglie nulla alla grandezza di quello che lui ha pensato. Lui ha detto: gli esseri umani associano le cose su base, appunto, sulla base delle loro qualità sensibili, lui dice. Cioè, quindi il giallo lo posso associare con l'ittero. Bambino è giallo, quindi se gli metto un limone vicino è capace che questo possa assorbire la sua malattia. Questo è un classico esempio di pensiero selvaggio. Il pensiero selvaggio è: non cerca i rapporti di causa-effetto, questo determina questo. Quello è il nostro pensiero razionale scientifico, se volete. Ma il pensiero selvaggio collega le cose per somiglianze e differenze. Non è il pensiero dei selvaggi, è un modo di pensare che ci ha continuato ad accompagnare per tutta la storia dell'umanità, affiancato poi di volta in volta da altre forme di pensiero. L'ultima forma di pensiero selvaggio, dice Claude Lévi-Strauss, è la musica sinfonica. Se tu vedi una partitura di una sinfonia a quattro voci, per esempio, hai esattamente queste corrispondenze simmetriche, queste alternanze di vuoti pieni, somiglianze, intervalli regolari, intervalli che dipendono dal pensiero selvaggio, diceva lui, dalla capacità che abbiamo quindi di associare le cose non per questo causa questo o questo è causato da questo, ma questo e questo si somigliano rispetto a quel tratto, questo e questo sono diversi rispetto a questo tratto, sono opposti, ok? Quindi Jack Goody dice che con la scrittura il nostro modo di pensare subisce una modificazione radicale e oggi lo sappiamo che è neurologicamente vero. Le persone che hanno un alto livello di istruzione scolastica tendono ad avere una minor capacità di riconoscere i volti e una minor capacità di orientarsi nello spazio rispetto a persone che non hanno invece avuto un'istruzione scolastica approfondita. Joseph Henrich, un antropologo americano di Harvard, ha studiato a lungo questo l'impatto che la cultura occidentale, se volete, il modo specifico di istruzione dentro la cultura occidentale ha prodotto sul modo di essere degli occidentali. Ok?
Ma Giacute aveva già capito che nel momento in cui tu hai la scrittura, cosa puoi fare? Puoi, per esempio, cominciare a elaborare il linguaggio con le subordinate. A un livello di subordinatura, quindi il bambino che io avevo visto uscire di casa dopo che la mamma gli aveva dato la merenda, perché lui era sempre affamato durante la lezione, prese l'autobus. Questa frase non saremmo in grado di elaborarla, di pronunciarla, se crescessimo in un sistema senza scrittura. Vedete, la sintassi, il livello di complessità della struttura sintattica della frase dipende dal livello di literacy, come si dice, di alfabetizzazione. Ok? Quindi un salto enorme come forma di rappresentazione. E siamo più o meno nel 5000 avanti Cristo, abbiamo cominciato le forme di scrittura, le prime forme di scrittura, e poi insomma, verso il 3000 sono consolidate. Un altro salto, ve lo riuscite a vedere? Stiamo parlando di che cosa, cioè che mentre il modello percettivo è rimasto invariato negli ultimi 150.000 anni di fatto, la macchina corpo umano è la stessa da 150.000 anni, non è che, sì, probabilmente è vero che c'aveva uno sfato, però fondamentalmente il cervello era quello, il sistema percettivo, la capacità di visione, l'olfatto, l'udito, il tatto, il gusto, erano quelli, la propriocezione, erano quelli. Non è cambiato negli ultimi 150.000 anni, invece le sorgenti della rappresentazione sono cambiate tantissimo. Prima con la scrittura, ok? Poi 1455. Che cosa fa la stampa? La stampa fa una cosa incredibile. Prende un oggetto e lo trasforma in merce. E lo dico senza alcun disprezzo per la merce, perché se non ci fosse stato Aldo Manuzio, che a Venezia ha inventato il libro tascabile, col cacchio che staremmo qui a parlare in questo momento, ovviamente. Staremo a coltivare i campi. Oh, non lo so, a prenderci ammazzate con la clava. Ben vengano gli imprenditori culturali, che fanno i soldi, ma cambiano il nostro modo di vivere. Cambiano letteralmente il nostro modo di vivere. Perché nel momento in cui il libro è stampabile, cioè prodotto in serie, questo rende l'alfabetizzazione un bene a disponibilità di fatto illimitata, mentre prima era una tecnologia che era riservata a gruppi, a vere e proprie caste. C'erano gruppi etnici specializzati che scrivevano nella loro lingua, anche se tutto il resto dello Stato, dell'impero, parlava in altre 30 lingue, e se il re ne parlava un'altra ancora. In quanto tenutari di questa tecnologia, la scrittura produce una stratificazione sociale potentissima, la scrittura a mano. La stampa democratizza moltissimo questo strumento di controllo sociale, o perché lo rende disponibile a fasce di popolazione che prima mai si sarebbero potute avvicinare. Ok? E quando emerge una borghesia imprenditoriale, commerciale, tecnica, che si comincia a parlare di lingue nazionali, perché il latino, che era invece la lingua della casta deputata alla scrittura, cioè i monaci, il latino non basta più, c'è un sacco di clientela potenziale, quindi si cominciano a creare le lingue nazionali, proprio perché gli imprenditori hanno bisogno, investono in carta, investono in presse, investono in caratteri mobili, cioè un sacco di soldi spesi, cioè ci vuole un sacco di lavoro per fare questo tipo di impresa, un sacco di investimento, e quindi lo fanno a patto di ritornarci, di guadagnarci. Quindi devono vendere questi libri, e li devono vendere se hanno una clientela sufficiente.
e se si avessero stampato nelle lingue locali, vedete, già si comincia a parlare, vedete, che già la, prima abbiamo visto, no, che i due interlocutori, il narratore Omero e i suoi ascoltatori, devono essere compresenti lì, in quel posto, attorno a quel fuoco, con quella birra in mano, ma lì devono stare. La scrittura già ci consente, no, oggi, di sapere i sentimenti più intimi di un uomo vissuto in Grecia nel IV secolo a.C. Vedete molto? Cioè noi sappiamo i sentimenti più profondi di uomini vissuti 2500 anni fa. La cosa, guardate, se ci pensate, è veramente magico, è incredibile quello che riusciamo a fare, no? Perché si tratta di, appunto, ci sono, basta leggersi qualche cosa, le tragedie greche. E pensate come questa cosa si rinnova, no? Con un autore come Shakespeare. Cioè, leggere Shakespeare è di una, è sconvolgente in questo senso, perché ti fa entrare dentro l'anima di quei personaggi, che ovviamente sono persone, che noi possiamo identificare come persone. Quindi c'è un collegamento costante che passa attraverso lo spazio e il tempo. La stampa moltiplica all'ennesima potenza questa capacità, perché rende disponibile la tecnologia per un numero sempre più ampio di persone, perché è una tecnologia costosa e impegnativa che può avere un ritorno economico se adeguatamente consumata. E quindi, invece di pubblicare i miei testi nel dialetto della mia città famosissima, medievale, importantissima, ma che capiamo soltanto noi, è molto più conveniente cercare una lingua media. E allora cosa faccio? Nel 1500 mi invento la questione della lingua. E cos'è la questione della lingua? Vado a cercarmi degli autori che scrivevano nel loro dialetto, Dante, Petrarca, Boccaccio, nella loro lingua locale, e la chiamo italiano. Cioè cerco di lavorarci sopra. E poi faccio come era la lingua toscana in bocca romana, quello che è in bocca romana, i vari tentativi di produrre, no, uno standard che prima che ideologico-culturale è economico-politico. Serve, questo succede in tutte le lingue. Il francese lì si impone il parigino per ragioni politiche, perché è lo Stato francese che funziona così. Ma pensate al tedesco, cosa succede dopo la Bibbia di Gutenberg, ok? Quindi, enorme passaggio. Il capitalismo a stampa, ve lo anticipo, perché lo troverete questo concetto nell'articolo di cui non vi ho ancora detto niente, ma che sto introducendo, eh? Il capitalismo a stampa, esattamente, si pone rispetto alla scrittura a mano con un salto di qualità enorme, perché rende disponibili a masse mai pensate prima quell'immaginazione che prima era confinata appunto a quella ristrettissima casta che filtrava le cose che potevano essere dette nelle prediche, no, nei sermoni dei predicatori, nelle vetrate delle chiese, nelle sculture monumentali, che sono appunto segni che le istituzioni allora in grado di gestire il potere utilizzavano per filtrare questo immaginario giù verso le masse illetterate, che erano veramente le masse. Perché parliamo, capito, del 99,99% della popolazione. C'era questa piccolissima casta, questo perno, questo filtro, che aveva questo immaginario enorme, veramente, no? Di letteratura antica e medievale, e lo filtrava, selezionava, sapete, con tutte le censure del caso,
lo rendeva disponibile. Quindi se tu eri un contadino, un artigiano, dovevi accontentarti di quelle sorgenti dell'immaginazione che ti venivano concesse dai tenutari, dai monopolizzatori di quell'immaginazione. La stampa già effettua un salto enorme. Fine 800, dalla seconda metà dell'Ottocento, la capacità di applicare l'elettricità alla comunicazione produce un salto che è paragonabile appunto a quello che la stampa a caratteri mobili aveva fatto con la scrittura manuale. Quindi la stampa a caratteri mobili sta alla scrittura manuale come la rivoluzione elettrica ed elettronica sta alla stampa a caratteri mobili. Il telegrafo e poi la macchina fotografica e poi la radiofonia e poi la televisione, il cinema, la televisione, e arriviamo a oggi, no? Internet, fanno esplodere le sorgenti dell'immaginazione. Non dimenticatevi che la mia generazione è cresciuta in un mondo in cui il monopolio dell'immaginazione visuale o visiva era ancora gestito dallo Stato. La televisione, quando io ero bambino, aveva due, poi tre canali nazionali e basta. E quando vedevamo un canale, una trasmissione, alla sera vedevamo una cosa, no, alla sera per i bambini no, perché alle 8:30 tornava a letto, ma diciamo, se al sabato si vedeva Canzonissima, al lunedì a scuola ne potevi parlare con tutti, perché tutti avevano visto la stessa sorgente di immaginazione. Vedete? Era già ampia, perché era sul livello, su scala nazionale. Sanremo era su scala nazionale, ma era comunque, ecco, chiudete, grazie, sì, ma era comunque controllato, filtrata questa immaginazione. Non era più un filtro locale, non c'era più l'interazione faccia a faccia, non c'era più neanche un controllo, un filtro, diciamo, gerarchico politico del sacerdote o dello scrivano, ma è comunque un controllo molto forte da parte di questa nuova entità che si chiama Stato Nazionale. Questo filtro era talmente efficiente da più delle volte da risultare invisibile. Io ci ho messo un bel po' a scoprire che Topolino era Mickey Mouse, cioè non era un personaggio italiano. Topolino, Paperino, Pluto, Pippo, tutti personaggi che per me erano completamente riconoscibilmente nostri, locali. E gli stessi Peanuts, no, la striscia di Schultz, erano stati, che si sapeva che venivano, no? Linus, il mensile che lo introduce in Italia alla fine degli anni 60, poveretto del buono, si sapeva che era un'importazione americana, ma quando Charlie Brown fa merenda mangia lì sconsolato sulla panchina da solo perché la ragazzina con i capelli rossi non se lo fila, lui mangia un panino con la marronata, nei miei ricordi, con la marmellata. Perché? Perché in realtà l'originale era col peanut butter, col burro di arachidi, ma noi non avevamo idea di cosa fosse il burro di arachidi. E addirittura
quando leggevamo Braccio di Ferro, un altro professore, Braccio di Ferro, non Popeye, Braccio di Ferro, il suo amico Cicciottello, Wimpy, che mangia i panini, si chiamava Poldo Sbaffini e non mangiava hamburger, perché noi non sapevamo cosa fossero gli hamburger, mangiava polpette. Vedete, c'era una specie di addomesticamento dentro questo nuovo orizzonte di omogeneizzazione che era lo Stato nazionale. Quindi enormemente più vasta la disposizione dell'immaginario, ma in un certo senso addomesticata al senso letterale, ridotta al proprio interno. Ok? Cosa succede con internet, con l'esplosione degli ultimi 50-60 anni, della comunicazione elettronica, perché poi ci sono le videocassette, prima di internet, c'è tutto un movimento complicato. Cosa succede all'immaginazione? È che smette di essere sotto il controllo di istituzioni riconoscibili. Noi la RAI sapevamo che dov'era, chi era, cos'era, ma sapevamo anche la BBC. La identificavamo, vedete, sempre con un posto, con un luogo. Netflix, con che luogo lo identificavo? Dov'è la sede di Netflix? Qualcuno lo sa? Non credo, la sede legale non penso che sia lì, ma non ci pensiamo più, ma la stessa MTV, penso che ormai non so, esiste ancora MTV, vabbè, però per quelli della mia generazione capite che salto è stato MTV, insomma, no? Vedere i video musicali dei primi anni 80, la stessa MTV. Penso che avesse il quartier generale, penso in Olanda o qualcosa del genere, ma aveva una serie di branches, di locali che la facevano già un fenomeno completamente deterritorializzato. È quello che succede. Succede un processo inevitabile di deterritorializzazione e di deautorializzazione. La sorgente di quell'immaginario si scollega sempre di più da un posto specificamente riconoscibile, e quando diciamo BBC noi pensavamo a Londra, neanche all'Inghilterra, non al Regno Unito, pensavamo proprio a Londra, cioè, ok? Scollegato quindi da un posto, da uno spazio riconoscibile e da una autorità tracciabile. È come se le fonti dell'immaginario si smaterializzano sia come soggetti che come luoghi. Adesso vorrei cominciare a farvi vedere qualche cosa, perché quindi la conseguenza più impressionante di questa liberazione delle sorgenti dell'immaginario da uno spazio connotato e da un soggetto emittente riconoscibilmente chiaro nella sua identità è la violazione del senso comune storico, della sequenza storica. Cominciamo a scollegare gli eventi, i fatti, le persone, dalla necessità che avevamo avuto fino ad allora di ancorarli ad un momento storico, quindi
non salta soltanto lo spazio, non salta soltanto la soggettività, ma salta anche la cronologia degli eventi. E l'antropologo che più ne ha parlato è questo signore qua, Arjun Appadurai, 1949, ancora vivente, antropologo indiano di Mumbai, ex Bombay, Mumbai, e Tamil, di gruppo Tamil, che negli anni, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, ha raccontato molto bene quello che stava succedendo a questa esplosione dell'immaginario. Il libro si intitola Modernità in polvere, sottotitolo Dimensioni culturali della globalizzazione. Leggiamo un saggio, uno dei capitoli più famosi, questo Disgiuntura e differenza nell'economia culturale globale. Un saggio che avete tra le letture assegnate, diciamo, è il saggio di questa, per questa lezione, no? E Appadurai sostanzialmente dice che c'è un movimento enorme di trasformazione dell'immaginario in conseguenza di questa liberazione delle sorgenti dell'immaginario da specifici spazi, quindi una deterritorializzazione, e specifici tempi, una sorta di desincronizzazione più globale del mondo. Vi ricordate quell'immagine che ho fatto vedere del mondo come se noi, o comunque lì nell'Atlantico settentrionale, ci fosse una specie di presente e appena ci si sposta nello spazio verso est e verso sud si va come una sorta di indietro nel tempo e loro, non ancora moderni, ci devono raggiungere e prima o poi raggiungeranno anche il nostro livello, anche se noi saremo ovviamente ulteriormente progrediti. Ecco, quell'immagine salta completamente grazie proprio a questa liberazione dell'immaginario che abbiamo appena accennato. E una delle immagini che Appadurai ricostruisce molto molto efficacemente, l'articolo del 1991, cioè 30 anni fa, eppure ogni anno dico no, basta, non insegno più, però non trovo niente che sintetizzi con la stessa efficacia, con la stessa iconicità anche proprio, questo quadro teorico che cerco di rappresentarvi, ok? Dice, il passato è diventato un global warehouse, un magazzino globale della memoria. Un magazzino, vedete come questi qua, come questi di Amazon, credo, dei grandi spedizionieri, cos'è? È uno spazio in cui c'è un sacco di roba e sincronicamente tu puoi prelevare un pezzo di qua, un pezzo di là e ti fai il tuo pacchetto, lo porti a casa, te lo fai consegnare. Cioè il passato diventa una specie di magazzino condiviso. È un po' su questo che vorrei farvi ragionare adesso in questi minuti che ancora ci restano. Il passato come non più necessariamente una cosa posseduta individualmente, cioè il passato della mia famiglia, la mia memoria personale, la mia esperienza, vedete? E neanche come era stato per me, che avevo letto Charlie Brown e Topolino come se fossero italiani, che avevo visto Braccio di Ferro come se fosse anche lui italiano, con il suo amico che mangiava polpette. Neanche il passato come una specie di conditura dentro cui passano gli eventi principali del mio gruppo di riferimento principale, che è la nazione, ma il passato come una sorta di magazzino sincronico a cui si può accedere in quelle che si chiamano le politiche dell'identità.
io voglio diventare un emo o emo, no? Cosa faccio? Quelli della mia generazione non c'erano degli scampo, dovevano andare a Londra o sperare che qualcuno venisse con una fanzine che ti portasse un po' di notizie. Invece sapete cos'è un emo, no? Un emo, no? Sono queste persone che tendono a manifestare in molte forme la profondità e anche la negatività dei loro sentimenti, insomma, hanno tutto un codice di abbigliamento, un codice di comportamento. Oggi vai su YouTube e c'è ti becchi il tutorial per diventare un emo. E c'è la lezione di trucco, cioè vedete, cioè in questo senso tu ti puoi agganciare a pezzi del passato altrui e farli tuoi propri. Il concetto è questo, armchair nostalgia, l'ho tradotto come nostalgia da tavolino, perché armchair anthropologist era l'antropologo che se ne stava seduto in poltrona, no? Prima di iniziare a viaggiare, e in italiano si dice da tavolino. Quindi la nostalgia da tavolino è la nostalgia per un passato che non necessariamente hai vissuto. Vi faccio vedere un esempio di cui parla anche a Padurani. Lo condivido anche per gli amici su... su Teams. Ok. Vabbè, l'audio è rilevante. Guardate, mi fermo soltanto qua, guardate la pettinatura di quest'uomo, i suoi pantaloni e soprattutto lo steccato che gli sta alle spalle, ok? James Gray Senior. Jimmy Bird, anche lui fa salutare. Vabbè, prendiamoci qua, se non mi commuovo. Allora, cosa? Che effetto ci fanno queste macchine, visto degli anni 50, 60, questi abbigliamenti, queste capigliature, queste, appunto, lo steccato bianco fatto con i pezzi di legno a punta, così. Invece, perché, intanto sapete, secondo voi, queste scene dove vengono? Dalla Brianza, dall'entroterra calabrese, eh? America, potete anche essere un po' più precisi? Sì, dicevo, dalla dimensione spazio temporale che non abbiamo vissuto. Che appunto, che non abbiamo vissuto, però è abbastanza facile localizzarlo come il Midwest americano. Non è New York, non è neanche Los Angeles, e non è neanche le grandi, diciamo, le zone desertiche o le montagne rocciose, è il Midwest, no? E perché lo conosciamo? Nostalgia di cose che erano lì, mi dà nostalgia di, per esempio,
esempio i programmi che vedevo da piccolo, esatto, quando guardavo la TV. Cosa guardavo? Mi dico un programma che vedeva da piccolo, te l'ho fatto vedere in mente questa cosa? Happy Days. Happy Days, grazie. Ha vinto lo sacchiotto, ok? Mandi una mail, te le mando lo sacchiotto. Sì, Happy Days, che cos'era? Happy Days era un serial degli anni 70 che viveva sulla nostalgia degli anni 50. Qualcuno di voi però avrà visto le repliche degli anni 90 addirittura, no? C'è questo gioco continuo di incastro di cose che rimandano a qualcos'altro che non è necessariamente nostro. E a Padurai si sofferma su un caso molto, molto divertente per noi italiani. Questa scena, che adesso condividerò, è ripresa a Manila, ok? E è un karaoke domestico. Perché semenavano per chi doveva cantarla, al punto che ci sono arrivati accoltellamenti e morti. Cioè, così importante nell'immaginario giovanile filippino, una canzone degli anni 60 che gli americani contemporanei non conoscono così bene come i ragazzi filippini. Di chi è il passato? Vedete, cioè, il passato americano diventa il presente dei giovani filippini, al punto che il presente americano non è detto che sia il futuro dei filippini, come invece abbiamo visto chiaramente nel modello della modernizzazione. Vedete, c'è un ribaltamento delle cronologie. E vabbè, quelli sono filippini, si sa, sono stati sotto controllo della dittatura, erano per ragioni geopolitiche, erano molto strategici, no, nel controllare, diciamo, l'Asia, la Cina, per il Giappone prima, no? E poi quindi gli americani si sa che hanno avuto un ruolo determinante di controllo culturale. Però proprio perché c'è questa determinazione di ordine economico-politico, è importante vedere che effetto fa sulla vita delle persone. Anche noi, gli italiani, no? Siamo stati molto esposti all'immaginario americano. You know.
appunto, lo conoscete tutti, no? Questo pezzo, Maccarone, l'avrogato del Destrugo, è per dire, insomma, semplicemente per ricordarci che anche noi abbiamo una storia molto profonda. Non si sente, professore? Ha tolto il microfono. Scusate, non so perché era passato, scusate, vabbè, comunque. Anche noi, dicevamo, abbiamo una storia molto lunga di colonizzazione culturale, no? Si chiamava così, ma che è una cosa molto più complicata di questo. Perché, e soprattutto non è quello che succede oggi. Cioè non è che la modernizzazione o la globalizzazione coincide con l'americanizzazione. Per un coreano è molto più pericoloso il Giappone come sorgente di omogeneizzazione culturale e così via. O pensate al ruolo che ha la Cina oggi, no? Abbiamo già accennato a questo tema. Ma vorrei un attimo provare a farvi capire come questa pervasività dell'immaginario, indipendentemente dalla sua matrice storica, sia molto interessante anche per la nostra identità. Chi è questa persona che è ritratta qui? Ammazza, meglio di mettere niente americani, ma davvero? Ok, perfetto. Di solito durava un po' di più giù qui. Mi avete rovinato la sorpresa. Abramo Lincoln, che ho Abraham Lincoln, come io ho imparato a parlare Abramo. Ah, chi era Abramo Lincoln o Abraham Lincoln? Chi era? Presidente degli Stati Uniti d'America. Sapete anche quando? Durante la guerra civile, quindi forza, che anni siamo? Sì, chi ha detto 1964? Ha vinto Rossetto, non sento. Grazie. Esatto, durante la guerra civile americana è diventato famoso per il discorso di Gettysburg, per una serie di cose che ha detto estremamente, e ha fatto estremamente importanti, tra cui l'abolizione della guerra civile. Vedete, cioè, come i miei studenti americani, anzi, secondo me come performance è stata migliore oggi, l'avete riconosciuto da un dettaglio, quindi 1864, che fa 160 anni fa, ok? 160 anni fa erano vivi probabilmente i genitori dei vostri bisnonni, occhio e croce, ok? Dovrebbe essere 16 persone addirittura, i vostri bisnonni sono 8, no? Quindi i loro genitori dovrebbero essere 6, se non si sono sposati tra di loro, come invece è probabile. E se io vi facessi vedere una foto di uno di questi vostri 16 trisavoli, chi è che sarebbe in grado di riconoscerlo? Io no. I miei 16 trisavoli non ho la minima idea di chi erano, come erano fatti, che faccia ci avessero. Qualcuno di voi ha una storia familiare importante, con una tradizione magari appunto nobiliare o appunto di alta borghesia, e ha mantenuto questo ritratto di famiglia? C'è qualcuno di voi tra online e in presenza che possa dire di essere in grado di riconoscere l'immagine di un suo antenato della metà dell'Ottocento? Nessuno, quindi comunque, anche se ci fosse uno o due, è sempre una percentuale molto bassa. Invece vedete, siete in grado di riconoscere uno che con voi non ha avuto nessun rapporto, mi immagino, insomma, la prima che non siate di discendenza americana, ma anche se avete avuto un antenato vostro che poi è nato in America, c'è andato probabilmente dopo la morte di Abraham Lincoln, ok? Vedete, nel vostro immaginario, visivamente, visivo, è più forte l'immagine di un presidente degli Stati Uniti d'America di 160 anni fa che non, voglio dire, il sangue del vostro sangue, la carne della vostra carne, quello grazie a cui, quella o quella, grazie a cui voi siete qui vivi in questo momento. Non è male, no?
come costruzione, come ruolo dell'immaginazione di Silva. Ok? Poi dice, certo, ci mancherebbe altro, Abraham Lincoln è stato fondamentale, ha avuto un ruolo per la storia dell'umanità, uno potrebbe dire, però è un po', è anche interessante, no? Vedere. Vedere questo. Stavo condividendo ancora con sì. Ok. Questo? Che cos'è questo? È un frame, da un fotogramma di un video che fece un certo Zapruder che stava lì, in bacana, a vedere. Ok? Avete, incredibile, no? Avete tutti quanti, nella maggior. Tutti quanti riconosciuto questa immagine, cioè c'è il film di Oliver Stone, Jeff Kay, ci mancherebbe altro, che ci prendiamo qua perché a me fa sempre impressione questo video comunque. E quando è successo questo? 1963, 20 novembre 1963, dove? A Dallas. Ok. Chi era John Fitzgerald Kennedy? Vabbè, dai, il suo ruolo pubblico, ufficiale. Presidente degli Stati Uniti d'America, ok? Quindi la maggior parte degli studenti italiani sa che il presidente degli Stati Uniti d'America nel novembre del 1963 era John Fitzgerald Kennedy, giusto? Ce l'avete incorporato, lo riconoscete, proprio basta un fotogramma per collegarvi lì. Bene ragazzi, chi era il presidente italiano quello stesso giorno? Dura, eh? Vi do una mano. Pertini, chi era Pertini? Lo caccio subito. Eh? Gronchi? Chi è che ha detto Gronchi? Quanti anni ha lei? 46. Ecco. Intanto, non casualmente, certo. Allora, ecco appunto. Guardate, ci sono i primi quattro presidenti non messi in ordine in sequenza. Ne riconoscete qualcuno? Forse il terzo. Chi è il terzo? Perché è il papà di un politico. Segna, Antonio Segni. Quindi, addirittura era Antonio Segni, non era neanche Giovanni Gronchi. Io sono 10 anni che insegno questa faccia molto scenetta e ancora non mi ricordo i nomi dei presidenti italiani, per farvi capire sul ruolo dell'immaginario, ok? È vero che il presidente italiano ha tutt'altro ruolo, ci mancherebbe altro, siamo una repubblica parlamentare non presidenziale, però quello che mi interessa è, vedete, come l'immaginario si metta a circolare per i percorsi suoi. E tornate sempre all'inizio di questa lezione, le sorgenti della nostra capacità di immaginare il mondo. La percezione è rimasta quella. La rappresentazione è cambiata nel corso dei millenni tantissimo e oggi è esplosa in un modo tale che io ero figlio ancora di un modello monopolistico dell'immaginario, con la televisione. Voi vivete in una sorta di anarchia immaginativa, per cui pensate che ognuno di voi possa costruirsi l'immaginario più o meno che vuole, perché è veramente tutto disponibile. Poi c'è il problema di capire come selezionare di fronte al tutto, no? Sulla base di che cosa seleziono? Pensate ai gusti musicali. Noi avevamo i negozi di dischi che avevano quei, non so, forse 20 novità all'anno. C'erano quelli che bravi, i negozi che importavano un po' di roba da fuori, e quello era. Sperabili, perché poi ti infilavi nel tuo filone, io c'avevo questa cosa dei sudamericani, degli intilimani, tutte queste cose allucinanti, insomma da teenager
loro, e cercavi di diventare un esperto lì dentro, ti appassionavi, no? Andavi in biblioteca a cercare informazioni, cercavi su quelle poche riviste informazioni. Oggi con lo Spotify, con quello che vuoi, non c'è più bisogno di cercare nulla, c'è tutto disponibile. Ma questo tutto significa poi che poco diventa profondamente connesso con la nostra identità, no? Cioè le durate, cioè un De Gregori per noi, quando usciva De Gregori, il disco di De Gregori, che usciva di 3-4 anni, si andava lì, si comprava il disco, ci si metteva le cuffie e non si volava più finché non c'era imparato a memoria il disco di De Gregori. Io così ascoltavo la musica. C'era una specie di piccolo archivio personale, poi io cercavo la sua. C'erano i miei amici che preferivano, che erano in fissa con i Pink Floyd, capito? Io cercavo di portarli su Lucio Dalla, o mi buttavo su Jethro Tull. Cioè, ognuno aveva il suo piccolo corredo, no? Limitato. E invece l'esplosione dell'immaginario produce una sorta di disintegrazione anche dei sistemi delle appartenenze, perché nel mio gruppo quella era la musica che si ascoltava. Oggi non soltanto ognuno di voi ha una playlist, ma c'è un continuo rimescolamento, una continua sovrapposizione, una continua sostituzione. È difficile, no? Oppure, come vedo fare, sono almeno gli studenti ormai di una generazione prima della vostra, io ho scoperto che quelli che oggi hanno 40 anni, cioè i miei studenti di 20 anni fa, avevano una competenza enorme di cantatori italiani, conoscevano benissimo appunto Puccini, per esempio, è stato sconvolto di vedere come questi percorsi vengono fatti individualmente, ok? Individualmente oppure per strane forme di appartenenza per gruppi. Allora, sì. In parte credo che sia anche vero che questo processo di globalizzazione è anche intrinseco nella scuola. Ad esempio, questa storia di conosciamo meglio i presidenti americani di quelli italiani. La scuola sta dicendo un altro collega, perché lo spiego perché non ci sente. Cioè? Perché questa storia dei presidenti americani e italiani, sì. Conosciamo meglio quegli americani e quegli italiani, perché quegli americani ti vengono effettivamente nominati, se andiamo a scuola ti vengono. Ma se andiamo a scuola, JFK probabilmente ti è più insegnato dal cinema che non dalla scuola, diciamo, no? Cioè, lei ha raccolto un problema fondamentale, che è esattamente quali sono oggi le sorgenti autorevoli di questo immaginario. Sicuramente la scuola, ma anche l'università, non lo è più, non ce la fa più a mantenere quel ruolo autorevole. Guarda, nel paese si andava al bar e si parlava col farmacista, col prete e col maestro, se volevi sapere come andava il mondo. Cioè c'era una serie di autorità costituite. Oggi il maestro, cioè quello che sto facendo io in questo momento, è una voce tra le 100.000 e deve sbattersi per sperare anche minimamente di essere ascoltato. Deve provare ad essere accattivante, deve cercare di sondare anche questi linguaggi, no? Visivi, perché voi siete ormai educati in questa concezione visiva. Quindi è un tema fondamentale, però riguarderebbe, io ne farei proprio l'oggetto di un seminario o di un corso a parte. Cioè, a quel punto, una volta che è esplosa la banca dati dell'immaginazione e le sorgenti sono sempre moltiplicabili e non siamo più, no, o produttori o consumatori, siamo prosumers, no? Siamo produttori e consumatori, pensate a un sistema di social. Ecco, in questo contesto, che cosa avviene della trasmissione del canone? Cioè il canone, sapete, è quel sistema di sapere che si pretende che debba essere trasmesso attraverso le generazioni. Sapere fare il canone, leggere, scrivere, far di conto, ma anche Dante Petrarca Boccaccio è nel canone, anche Michelangelo è nel canone, anche Bach è nel canone. Cioè, vi ricordate quelle che Bourdieu ci aveva detto essere proprio il gusto canonico. Una volta che saltano le sorgenti autorevoli, cioè la scuola prima di tutto, come prestigio, che cosa ce ne facciamo di quel canone?
c'è ancora, ha senso, lo dobbiamo smantellare, dobbiamo dire che era una prevaricazione dei bianchi, barbuti, maschi, oppressori, c'è un senso? Cioè se Cranio Randagio e Leopardi sono fruibili esattamente allo stesso modo, questo vuol dire che Cranio Randagio equivale a Leopardi? Qualcuno dice di sì. Io mi permetto di sollevare qualche dubbio a proposito, però bisogna argomentarlo. Non basta dire certo perché Leopardi è. No, me lo devi far vedere. E questo richiede un sacco di lavoro. E per. Devo ancora far vedere un'altra cosa. Un'altra cosa su quanto questo immaginario. Ma qui sto ancora. Sì, sto ancora condividendo il povero JFK. Su quanto questo immaginario è partito? Su quanto questo immaginario ci tocchi in profondità. Non si tratta semplicemente di sapere o non sapere, di conoscere o non conoscere, si tratta anche di sentire o non sentire, cioè di avere sentimenti forti che possono essere attivati attraverso i canali dell'immaginario. Io sono il quarto di 7 figli e i miei genitori mi hanno sempre detto che ci hanno amati fin dal primo momento. Okay? Io da quando sono diventato padre però ho cominciato a chiedermi quando fosse questo primo momento. Mia mamma, essendo colei che ci ha portato in grembo, aveva sicuramente a un certo punto, sapete, non so da che settimana era, quarto mese, insomma, si cominciano a sentire i movimenti del feto. E quindi aveva una percezione diretta della nostra esistenza in fase prenatale. Ok, come feto. Ma mio padre, no, è un maschio, non sa cosa vuol dire questa cosa di avere un feto nel grembo che ti si muove, una vita. Non può avere l'esperienza. Quali erano le sorgenti della rappresentazione di noi per mio padre prima della nostra nascita? Zero. Le cose che mia mamma gli diceva, sì, la pancia, sì. Oppure a un certo punto, dopo ti metti la mano qua e senti in certi momenti quando il feto non dorme che fa dei movimenti, come esperienza. E come rappresentazione? Mia mamma poteva dirgli, ho la nausea, sto bene, sto male, mi sento vuota, mi sento stanca, non sto benissimo, che bello, che stufa, il settimo poi diceva, che stufa, che bello, immagino. Ok, non c'era l'ecografia. E quando veniva fuori il bambino dalla pancia, il contatto del papà era il primo contatto. Io ho 3 figli. E in tutti e 3 i casi, questa è un'ecografia presa da internet, come l'immagine di prima, non è. Non... In tutti e 3 i casi, perché non parte? Io ho potuto riconoscere il volto dei miei figli facendo l'ecografia nel centro per diagnostico. In cui c'erano, all'Artemisia addirittura, c'era l'ultimo caso con il piccolo, siamo presentati, eravamo io, la mia compagna, le sorelle e mia suocera, e i dottori erano sorpresi del fatto che fossimo così pochi, forse c'era anche mia suocera. No! Che devo fare adesso? Vuoi dire, dai. Non ho fatto saltare la riunione, giusto? No, infatti, è quella su Zoom. Scusa. Scusate, avete appena parlato che bisogna imparare ad adattarsi a questi nuovi sistemi. Mi ho segato proprio letteralmente fuori. Vabbè. E dicevo. Dice, ho interrotto la sì.
dicevo che questo lo posso spiegare adesso, dicevo che io appunto quando siamo arrivati in questo centro, per le ecografie, ero sorpreso i dottori perché dice così poco pubblico, perché ci hanno messo in un salottino, cioè mia moglie, mia compagna stava dentro a farsi la, e c'era il dottore che vedeva sul suo schermo e fuori c'era un maxi schermo davvero, se andate all'Artemisia su quella Parioli, diciamo, funziona così, c'è un salottino, capito? Con lo schermo ti manca le popcorn, cioè, ma è importante che, cioè, si crea, cioè noi siamo animali, appunto lo sappiamo, visivi, no? E il contatto visivo, faccia a faccia, è fondamentale proprio a livello proprio animale, primitivo per noi. Cioè se tu vedi, cioè io e i miei figli vi dicevo, mi conoscevo di faccia, sapevo il profilo di mia figlia, dell'altra figlia, del piccolo, prima di vederli. Cioè se, sapete questi scambi nella culla che possono essere successi, a me non poteva succedere, perché io li conoscevo di faccia. Vedete? Cioè questo vuol dire che la disponibilità attuale consente forme di rappresentazione, perché io mi sono rappresentato ai miei figli come persone vere. Il mio papà non sapeva neanche se erano maschi o femmine. Neanche se eravamo maschi o femmine non sapevamo. L'unica cosa è se era vivo o morto, col battito cardiaco. Addirittura ci sono sbagliati una volta perché la mia quarta sorella era stata diagnosticata come morta. Poi è nata tranquilla, insomma, c'ha 50 anni. Per dirvi, capito? Cioè, non sapevo niente. Io invece ho avuto questa possibilità, grazie a questa tecnologia, di potermi immaginare i miei figli, quindi di instaurare un rapporto, qualunque cosa la parola significa. Prima, il saggio che vogliamo leggere parla esattamente di questo. Di che cosa succede alla nostra immaginazione quando... quando le sue sorgenti sono molteplici, sono complicate, si incrociano, non dipendono più dagli stati nazionali, non dipendono neanche più direttamente da corporazioni multinazionali, ma sono la risultante di un incrocio complicatissimo in cui non soltanto appunto tu consumi immaginario, ma lo produci, no? Lo produci. Io mi ricordo la prima volta, non so che anni era, la prima volta a un convegno degli antropologi europei c'era un pazzo inglese che parlava delle homepage. Cosa sono le homepage? Sono pagine che gli utenti possono farsi e andare online. Mi sembrava un delirio. Ma con l'utente, cioè non è che si collega alla biblioteca del congresso, fa vedere sui motori di ricerca che cosa cercare, no. L'utente si fa la sua pagina, ci mette le sue cose, capite? Che a voi vi sembra la cosa più normale del mondo. A me, che ero trentenne, non è che ero un ragazzino, no? Però non ero neanche un vecchio bacucco. A me sta cosa che si potesse decidere di mettere online se stessi era del tutto una novità pazzesca. Adesso lo diamo per scontato. Ognuno di voi ha 3-4 account, come minimo, di questo tipo. E mettersi online, io poi ho il mio canale YouTube, la mia pagina Facebook, ed è tutto normale. Cos'è successo? A Padurai cerca di studiare questo, vedete, con le dimensioni culturali della globalizzazione, riflettendo, vi date però 5 minuti? E questo ve lo dovrei almeno far vedere, almeno questo lavoro. Riflettendo, poi bisogna che la riprendiamo pure. Ah sì. Riflettendo sul fatto che c'è una specie di paradosso evidente. Sì, lo vedete, lo slide, lo
accendere. Una specie di paradosso evidente, tra il fatto che il mondo per secoli ha cercato di raddensarsi attorno ad alcuni nuclei politici, ideologici, economici, gli imperi, le religioni universali, gli stati che cercavano di controllare territorio attorno a loro, ok? Ma, dice Padurai, questo tentativo era sempre rallentato dalla forza di gravità culturale locale. Vediamo come lo dice, vediamo se... Le forze della gravità culturale sembravano sempre spingere contro la formazione di comunità ad ampio raggio, religiose, commerciali o politiche che fossero, in favore di concrezioni di intimità e interessi su piccola scala. La parola comunità, che ho tradotto, cioè la traduzione mia di questo libro, la parola comunità in realtà è un trucchetto, perché l'originale aveva ecumenes, che i miei studenti americani non hanno la minima idea di cosa significa. Non è una parola comune, Padurai lo scrive in inglese intenzionalmente violandolo. Cioè, pensate, un indiano nato nel 49, a due anni dell'indipendenza, che studia l'inglese, che era la lingua dei colonizzatori, e ne fa un suo strumento di emancipazione. Diventa un grande professore universitario americano in America. Pensate comunque cos'è l'inglese per lui, no? È contemporaneamente la lingua dell'oppressione e la lingua del tiè. Quindi è ovvio che è un inglese che lui intenzionalmente schiaffeggia, stiracchia, come molti altri autori indiani, di origine indiana, no? Lui parlava della formazione di ecumene, è come lui dice, cioè, fino a poco tempo fa, no? Diceva, devo andare su, sì. Fino a poco tempo fa, le religioni, le guerre, il commercio avevano cercato di agganciare dei pezzi della storia umana. Pensate all'impero romano, l'impero cinese, Venezia, Londra. Ok, vedete, la guerra, il commercio e la religione come strumenti di, per stendere un velo di compattezza sulla microvarietà locale. Poi arrivano le nazioni, diciamo, gli stati nazionali, che funzionano abbastanza bene. Ma è come se queste forze, questo tentativo di creare queste ecumene, che cos'è l'ecumene? Per quello c'era quell'altra. Questo è l'ecumene, è una nozione greca, questo di solito non faccio tanto fatica a spiegare agli studenti italiani, no? Che cos'era l'ecumene che è? La polis. No, non è la polis. L'ecumene che è la terra comune. La metropolis aveva le sue colonie, no? Cioè dalla Grecia arrivavano fin giù in Calabria, fin giù in Sicilia, si sono sparsi fin dentro il Mar Nero. Quella, l'Ecumenia è la terra dove i greci sapevano di poter comunicare più o meno liberamente, perché c'erano altre persone che come loro parlavano più o meno la stessa lingua e adoravano più o meno gli stessi dei. Ok, vedremo la prossima volta, a questo punto lo faccio, perché non c'è tempo di insistere, ma quello che mi interessa è, c'è una tecnologia molto fragile che teneva assieme questi pezzi del mondo. Non c'erano la possibilità di avere guardie doganali, droni, controllo del territorio, polizia organizzata, non c'era questo, no? E la gravità locale, la forza locale prendeva sempre il sopravvento, per cui dopo 100 anni che si era formata la colonia in Calabria, lì cominciavano a parlare un po' diverso. La forza di gravità locale, ecco, lui dice, la globalizzazione è proprio questa capacità di rinforzare questo sottile velo di compattezza delle ecumene, dandogli uno spessore. È come, immaginate il ghiaccio, no? Il ghiaccio prima era sottile sottile e la forza di gravità locale lo sbriciolava, lo spaccava in pezzi, in local knowledge, in forme locali di appartenenza. Invece la globalizzazione, la possibilità dei beni,
delle persone e delle idee di circolare sul pianeta a una velocità mai vista prima, fa sì che questi blocchi compatti possono vivere più a lungo, possono essere più estesi. Ok? Riprendiamo da qua però, perché ci sono alcune cose fondamentali che ancora non vi ho detto. Prima di introdurre la lezione sul metodo, parliamo, completiamo questa parte. Va bene? A lunedì.